When the world is in trouble, when our future is in danger, we call upon one man. But when he's busy, he calls. Sean Devine, motherfucker. I'm saying, are you ready for me? Push plates in this music, I'm here to satisfy. You're moving where the slow get ready, you can feel the stride. No reason to feel dirty, just take a look at me. I'll give you what you want, let's take your time for ecstasy. Do you wanna shake with us? Your time is your time. I wanna feel some Spice Up Your Life, amici di Sclero, e benvenuti a questa nuovissima puntata dello show più figo del mondo. Ci prepariamo per un grande viaggio, un viaggio nel tempo. Incontriamo la regina degli anni 80. 20 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Signore e signori, l'ospite di questa puntata di Sclero, la 682esima, è Sabrina Salerno. A te, Andrea C. Per posizionare il mio mitico foglio delle partite di burraco con dietro le domande che farò al mio mitico ospite, lo poggiamo giù e il mio ospite è qui al mio fianco. Sabrina Salerno, benvenuta a Bari. Grazie. Sai che questa cosa la facevo anch'io, però la facevo quando dovevo essere interrogata a scuola. Come ti andava? Bene, io ero la regina nel copiare, infatti sono sempre passata perché ormai ero specializzata nei rotolini, in queste cose qua, prima dell'interrogazione me le inventavo tutte. Mi timido in tutto e per tutto, hai visto? Sapevo che facevi così, ho detto usiamo la tecnica Sabrina Salerno. Ottima idea. Come mai a Bari? Perché questa sera c'è questa serata. E quindi sono molto contenta, tra l'altro, del tema della serata, che so che è un po' mista, e quindi eccomi qua. Perfetto. Ci fa davvero tanto piacere. Il tuo rapporto con la nostra città, io ricordo qualche tua esibizione per Azzurro, magari al Teatro Petruzzelli. Allora, diciamo che il mio rapporto con la vostra città parte da qualche anno fa, diciamo qualche, per non dire... Quasi 20 anni fa io arrivai qua, 16enne, 17enne, in questo mitico, meraviglioso, forse è stato uno dei primi teatri belli veramente, con una storia importante, dove il primo dove ho cantato, come tutti voi sapete, c'era appunto l'Azzurro, questa manifestazione che era organizzata da Vittorio Salvetti, e per tanti anni siamo venuti qua, almeno 2 o 3 anni io sono venuta qua, poi è successo quel che è successo purtroppo. Ahimè, il Petruzzelli è il risorto. Infatti ne sono molto contenta e anzi mi piacerebbe andare a vedere uno spettacolo quanto prima. Magari la prossima volta, se mi fermo un pochino di più, sicuramente avrei tanta voglia di rivedere. Prometto che ti porteremo tutti gli spettacoli che vorrai. Bene, una promessa, quindi mi raccomando. Giuro. A giorni l'8 marzo è la festa della donna. Tu che hai cantato Oltre le gambe c'è di più, che rapporto hai con questa festa? Ma non ho un bel rapporto, perché trovo che il fatto che si debba festeggiare la donna non, è una cosa che non mi è mai piaciuta. Non mi piace vedere le donne in questi ristoranti che fanno casino, dove si aggregano così, sembra, non mi piace proprio la festa della donna. Allora, per la par condicio, ci dovrebbe essere anche la festa degli uomini, la festa dei bisessuali, la festa dei gay, la festa delle lesbiche. Dicevo, perché solo la festa delle donne? Che senso ha? Trovo che sia una festa assolutamente inutile. Infatti chi mi offre le mimose l'8 marzo non le accetto. Sei un po' del partito di Luciano Lettizzetto che dice non datemi mimose, aiutatemi a montare le mensole, più che altro. Piuttosto, ha ragione, molto più pratica, insomma. Andando sempre a Luciana Littizzetto, ho visto di recente un suo film, Genitori e Figli.
conflitto generazionale, però spesso unito dall'amore per un unico cantante. C'è una canzone che ti unisce a tuo figlio, oltre chiaramente l'affetto e tutto quant'altro? Ma no, una canzone che mi unisce a mio figlio non direi. Mi unisce. Cantate mai insieme? Cantiamo, ma lui vuole prevalere su di me, quindi mi dice stai zitta. Forse guarda, appena nato io ho avuto un cesareo, appena ho sentito la sua voce io gli ho cantato la Pemaia, perché e infatti tra lo sbigottimento ero tutti un po' esterefatti di questa cosa, dei medici che dicevano questa è proprio matta, perché io appena ho sentito la sua voce veramente sì, ho cantato la Pemaia, perché era una canzone che gli cantavo sempre quando ero incinta, e siccome col cesareo è un parto un pochino più diverso dal naturale, volevo subito che lui riconoscesse comunque la mia voce. In quel momento lui piangeva perché era strappato comunque dal ventre materno, e in quel momento sono stata vicina con la voce. E sì, credo forse questa è la canzone che, no, per la quale cioè, che non scorderò mai, perché, ma non per la canzone, perché il momento è stato forse il più importante della mia vita, il più emozionante, il più profondo e forte. Tu sei un'icona degli anni Ottanta. 20 milioni di dischi venduti, non una cosa così. Gli anni 80 sono anche famosi per la moda. Tu ogni tanto, rivedendoti in qualche foto, qualche video, dici ma chi me l'ha fatto fare di indossare queste cose obbrobriose? Ma no, guarda, cose obbrobriose, è vero, eravamo forse troppo tanto colorati, estremamente kitsch, però molte cose ci sono anche adesso, per esempio le borchie sono tornate, ecco, i chiodi anche, i chiodi, i giacche intendo chiaramente, non i chiodi. Io credo che la moda comunque sia fatta di corsi e ricorsi, come tutte le cose, anche un po' la musica, e quindi anche negli anni 70, negli anni 60 erano, magari quando le vedi poi dopo sembra ridicolo, però poi rivisto, rivisitato ha sempre il suo senso. Certo, c'erano tante cose che oggi per esempio non metterei più, per esempio gli orecchini, io non credo di non mettere orecchini da almeno 10 anni, eppure negli anni 80 andavano di moda questi orecchini. Certe croci a pezzi. Croci. Io facevo addirittura la collezione di croci, ho una collezione di gioielli, di croci, di tutte le pietre, dagli smeraldi a qualsiasi pietra, per i rubini, perché facevo la collezione di croci. È una collezione che rimane lì, perché a me adesso non le metto più, a parte ecco questa, però è finta e la metto ogni tanto anche. Cosa c'è nel tuo iPod? Nel mio iPod c'è un po' di tutto, c'è un fritto misto perché me l'ha passato mia nipote, quindi c'è un po' di tutto. Diciamo che forse ultimamente i cantanti più ascoltati in questo momento sono Katy Perry e Bono degli U2, il The Best. Vanno molto di moda sulla scena musicale le reunion, tu invece hai fatto una cosa insolita, ti sei unita ad una tua... rivale, pseudo rivale. Sì, 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 ho fatto una cosa che effettivamente non ha fatto ancora mai nessuno, perlomeno nella musica.